Pescarolo, pallone d'oro di Spoglio Giro Rosso. Siamo in occasione del torneo notturno, stanno giocando la finale alle nostre spalle. Tra l'altro avevamo paura che venisse a piovere, invece per fortuna il tempo è bello, diciamo comunque gestibile. Allora, premiazioni, stiamo facendo tutte le varie premiazioni della scorsa annata agonistica, siamo terza categoria in questo caso, la Baldesio che è stata promossa, uno dei protagonisti di questa stagione, indubbiamente, noi abbiamo scelto di premiarlo per il suo rendimento che è stato ottimo, Michele Arisi, che è un ragazzo giovane oltretutto, quindi oltre che un bravo giocatore è anche un ragazzo giovane. Allora, prima di tutto, voi avete vinto i playoff, che ricordo hai dei playoff? Sono venuto a vedervi con la cava, ricordo una partita tirata, tu ricordo? Mi ricordo che siamo partiti faccio mettere la mano un attimo, sì. Che non vorrei che coprissi. Finale di stagione non benissimo, che abbiamo perso contro la Marini e alla fine però siamo partiti bene i playoff, carichi e sì. E diciamo che la partita con la cava ricordo una cosa che mi ha impressionato molto, sia la determinazione e anche la corsa. Voi a fine partita correvate ancora con la voglia del primo minuto, che la cava secondo me questa cosa un po' l'ha sofferta. Sì, innanzitutto la nostra squadra ha molti cambi e questo ci ha agevolato. Non c'erano 11 fissi, mister continuava a cambiare, quindi per esempio è entrato Lidoro, ha segnato. Esatto, sono fatto quindi, cambi, esatto, e quindi ci siamo aiutati. E poi dopo abbiamo grinta a 1000 e secondo me la partita chiave è stato il pareggio contro la Cicognolese, che secondo me non ce lo meritavamo. E questo ci ha dato la rabbia per affrontare i playoff. Ecco, stai tranquillo perché ti vedo un po' di timidezza, sì. Ma è più difficile giocare che fare queste cose, stai tranquillo. Ecco, adesso seconda categoria, che è una categoria più impegnativa, dove la Baldesio peraltro ha già giocato, si era anche salvata, poi dopo sono state diverse vicende. Cosa ti aspetti? Cosa ti poni come obiettivo? Come obiettivo la salvezza, prima di tutto, però secondo me la squadra quest'anno è valida e quindi anche metà classifica, non lo so, secondo me non è un campionato. Sì, esatto, non come gli anni scorsi che abbiamo lottato. Sì, ci siamo salvati all'ultimo proprio, l'ultimo anno retrocessi e sì, quindi salvarsi prima. Ecco, io so che tu avevi diversi stimatori, ma dove sei rimasto alla Baldesio? Segno che è un ambiente, anche perché la Baldesio, essendo una squadra anche di società, non è che uno sta alla Baldesio perché a livello economico. No. Ci sono delle altre motivazioni. Quali sono le cose che ti fanno stare bene alla Baldesio? Innanzitutto il gruppo, perché un gruppo così non l'ho mai trovato. E sì, il gruppo fondamentalmente. Quindi diciamo l'ambiente, sì. È quello che ti fa privilegiare la Baldesio anche rispetto ad altre società che magari potrebbero mettere sul piatto. Anche perché la Baldesio, lo ripetiamo, essendo la squadra da canottieri, deve anche seguire delle politiche un po' particolari. Niente, noi ringraziamo Michele, seguiremo la Baldesio anche quest'anno, quindi ti vedremo in azione e vedremo se l'anno prossimo ci toccherà premiarlo e sarà un po' più tranquillo, perché oggi l'ho visto un po', si è fatto un po' prendere dall'emozione, capita, è tranquillo. Niente, alla prossima e vedremo anche quest'anno cosa farà la nostra Baldesio.